assoluto per chi ama le discipline natatorie, quelle acquatiche, insomma, cioè Christian Zicche di swimbeats.it. Facciamo un po' il quadro delle gare pomeridiane, direttore. Buon'acqua, ma se vuoi ti porto anche un bicchiere d'acqua perché vedo che è tutto un commentare, non ti fermi più. Fino alle 17, no, ma tanto poi prosegue su ilcalciodimax.it fino a tarda notte, per cui è domani sera in televisione. A parte le battute, facciamo i leggeri sotto la doccia. Allora, è finito il mondiale in vasca corta a Guangzhou, abbiamo conquistato 7 medaglie d'oro splendide, meravigliose, tra cui oggi Gregorio Paltrinieri, argento nei 1500, e poi è arrivata una medaglia oggettivamente che non ci aspettavamo, cioè la medaglia della staffetta 4% mista femminile, e finalmente Federica Pellegrini è riuscita a portare a casa una medaglia. Ma finalmente dico, perché c'erano state delle polemiche, lei con i giornalisti, se vogliamo fare, diciamo così, quel gossip, che insomma, voglio dire, ci sta anche, nel senso che Pellegrini è un personaggio a tutto tondo dentro e fuori la vasca. Decisamente sì, non avevo dubbi in merito, insomma, da questo punto di vista. Però mi pare di poter dire che si sta facendo veramente quello che si chiama a Napoli il mazzettiello, Federica. Cioè, ha partecipato, si è impegnata, poi insomma non è che sempre si possa arrivare primi. Esistono. No, assolutamente, anche perché poi adesso voglio staccare anche una lancia a suo favore, perché questa mattina stavamo facendo la rassegna stampa, no, come usual, noi giornalisti facciamo, e come su Inbiz, con grande cura per tutto quello che riguarda i personaggi del mondo dell'acqua, e clamoroso ci siamo trovati. Vi ricordi il vecchio fidanzato di Federica Pellegrini? Come no? Che poi fa, che Luca Marin, il famoso Luca Marin, quello che peraltro nel 2007 nei 400 misti arrivò dietro a un Moloch tipo Phelps e Lochte. E beh, questo è andato in televisione venerdì, ma tu renditi conto, sta povera donna cosa può fare? Dicendo che Federica Pellegrini e Filippo Magnini, lui aveva scoperto in camera d'albergo, mentre loro evidentemente Non è stato erano proprio un fidanzati. finisseur. Appunto, non è stato un finisseur, e poi dice, l'ho beccata insieme a Filippo in camera di hotel, e io le avevo chiesto di sposarmi, stavo per diventare padre, che non si è capito bene della Pellegrini o della precedente fidanzata. Insomma, il gossip è clamoroso. Cioè, io volevo ragionare con te in questo, ma come si fa durante un mondiale andare a una trasmissione, mi pare fosse real time, un talk televisivo, a raccontare queste storie a distanza? Poi un tempo le facevano le signorine, ora lo fanno gli uomini, però non mi pare il caso, no? Segno, Povera sì, segni dei Pellegrini. tempi che cambiano, non si sa che se è ben bene o in Ma non male. c'è pace per la Pellegrini, te ne rendi conto? No? Che poi uno gli viene anche, ma era veramente, era incinta la Pellegrini, ci siamo persi qualcosa. Beh, insomma, Sì, voglio infatti è dire, una domanda inquietante quella che non è tu. stato un grande cavaliere azzurro, No, ecco, diciamo decisamente così. no. Per uno che è stato azzurro non si è comportato proprio da No, finisseur, come si dice nel ma ciclismo. il punto, vogliamo essere leggeri, perché noi non guardiamo certamente, non siamo abituati a guardare al buco della serratura, però No. bisogna vedere le cose. Vedi che il nuoto, lo sport in generale, valica i sacri confini dell'agonistico, della prestazione, Vabbè. e diventa tutto quanto così. Vabbè, era tanto per raccontarti una storia di pomeriggio tra un tè e un sotto la doccia post mondiale, perché l'Italia comunque ha fatto un grandissimo risultato. L'Italia nuoto, come voglio ribadire, 7 medaglie ai mondiali. Non mi pare proprio cosa da poco. Io intanto ti ringrazio, Christian Zicche, anche a nome dei tanti appassionati delle discipline acquatiche, e ci sentiamo durante la settimana con Sport Academy, che come sempre andrà dalle 18 alle 20, dal lunedì Con grandissimo al venerdì. piacere, però faremo degli approfondimenti un po' più tecnici. Decisamente sì. Prima di andare, salutiamo Christian Zicche, direttore di www.swimbeats.it.